Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi siamo a casa, sono le... Che ore sono? Penso le 10:30. No, 10:25. Ogni volta che inizio a registrare il nano malefico parte la sirena. Mamma, 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 mamma. Vabbè. Comunque, è martedì 7 novembre e io sono qui in cameretta perché devo cambiare Michael. Melanie è già all'asilo, tutto ok. Oggi hanno ginnastica, quindi ha sfoggiato la sua fantastica tuta dell'Adidas che ci hanno regalato l'anno scorso e le sta benissimo. Cioè, è assurdo come la possa utilizzare 2 anni consecutivi. Infatti, quest'anno che l'ho presa a Michael se la ritrovano uguale e non vedo l'ora di vestirli entrambi così perché io adoro l'Adidas. Sono qui in cameretta perché sono venuta a prendere il primo body della stagione. Finalmente fa leggermente più freschetto, almeno in casa, qui in paese, che è un paese di montagna, fa più freschetto. E quindi penso di andare a mettergli il body sotto la magliettina di cotone, però, perché non c'è proprio un freddo glaciale. Però col fatto che comunque tengo spalancato in casa anche per far cambiare l'aria, fare corrente e tutto, secondo me solo la magliettina di cotone, per lui anche che comunque si muove, si scopre con la schiena, risulta forse un po' leggera. Risfruttiamo tutti i body della sorellina e adesso li vado a portare in bagno, tutti i capi, così lo vado a cambiare. E abbiamo fatto colazione da poco. C'è una bella giornata fuori, fa freschetto come dicevo, ma c'è il sole, quindi è molto piacevole come temperatura. E vediamo se riesco a farlo uscire un po', perché comunque c'è sempre mia mamma che non sta molto bene per il discorso gamba, chi mi segue lo sa, in buona sostanza si è fatta male e quindi è a casa, non può neanche scendere le scale. Per cui sono sempre tra casa di mia mamma e casa nostra e casa di mia mamma, su e giù, giù e su. Tutte e due le manine qua, vai. Brava, vai, portalo. Vedi che è più facile. E questo è per i grandi, amore, perché viene più comodo in quanto è più alto. Rieccoci a casa. Come avete visto, siamo uscite io e Melanie. Sono stata da Lidl alla Coop. E poi vabbè in farmacia a prendere l'integratore di ferro per me. E adesso vi faccio vedere al volo quello che abbiamo preso. Melanie dalla nonna, invece Michael dorme. Alla Coop ho preso dei prodotti che c'erano finiti, tra cui le bottigliette per i bimbi, queste San Benedetto che sono sempre comode da avere, il sale della lavastoviglie in super offerta a 99 centesimi. Quindi l'ho preso, tanto anche questo serve sempre. Un minestrone a 2,89 euro che metto subito in congelatore, se no si scongela. Poi ho preso anche questo in offerta, 5,95 euro forse, non ricordo, poco meno. L'isoform da 36 lavaggi, questo costa sui 7 euro, quindi ottimo anche questo. Questa marmellata Vivi Verde Coop che io avevo provato, gusto lampone, era molto buona e voglio provare com'è, così ce l'ho di scorta perché l'avevo già presa la marmellata quando abbiamo fatto la spesa. Gli yogurt dei bimbi, si è aperta la confezione, tanto comunque devo buttarla, così tra poco li vado a mettere in frigo. Ci sono scontrini vari, ok. E un sacchetto coppia andato. E nel secondo ed ultimo pannolini per Michael che mi erano quasi terminati. Poi degli yogurt bianchi, questo bianco dolce magro, senza lattosio, questi sono per me. E poi un pacco di tovaglioli che non bastano mai. E poi da Lidl sono andata appositamente perché grazie a un video di una ragazza che seguo ho visto che
Lidl ha portato tanti giochi in legno, ma nello specifico giochi che riguardano la cucina, quindi gli alimenti. E infatti c'era il mondo in questo Lidl, devo dire la verità. A me piace tanto proprio la linea dei giochi in legno, quelli della Lidl, ma i giochi in legno in generale. Ho scelto questo set con la frutta da tagliare da 14 pezzi, questo va da 2 anni in poi. E c'è l'avocado, l'anguria, il kiwi, l'arancia, la fragola e la banana, con tanto di tagliere e coltello, tutto in legno. Infatti non vedo l'ora di aprirli, e me l'ha messo dalla nonna che proprio mi aspetta con i giochini, perché vuole aprirli e vuole giocarci con Michael. E poi ho preso il set della pizza, questo è bellissimo, con tanto di piatto per la pizza e questa, diciamo, paletta per prenderla, e questa a 27 pezzi. E ci sono appunto vari ingredienti sopra. Inorridisco per l'ananas, perché cioè, da italiana, da buona e cara italiana, la pizza con l'ananas no. Io avrei messo probabilmente le patate o boh, i booster, però qui c'è anche l'ananas. Però vabbè. E correte da Lidl perché li trovate, ci sono molte altre cose, c'è tipo la bancarella degli alimenti con, se non sbaglio, tipo i dolci, poi c'è il set con la macchina da caffè che mi piaceva, non l'ho preso perché praticamente la macchinetta del caffè, ovviamente finta, inclusa nella cucina che hanno. E poi c'era quella con i toast, però voglio vedere intanto come sono proprio, e se piacciono i bimbi poi al limite prenderò qualcos'altro. Buongiorno, buongiorno, sono al giorno dopo. Oggi è mercoledì e Melanie è andata al cinema, oggi hanno il progetto cinema. Infatti siamo dovute andare prima all'asilo e io l'ho accompagnata rigorosamente in pigiama, del tipo cappotto lungo, scarpe, calzini, pigiama sotto, meraviglioso. E pronte in un attimo, senza scomodarsi, calda calda, perfetto. E a parte questo dettaglio, era contentissima, andranno a vedere un film d'animazione che si chiama Moris, un topolino al museo. E questo progetto ce l'hanno per 3 mesi l'anno, quindi sono 3 proiezioni. E poi ovviamente ci sono anche altre uscite, insomma, extrascolastiche. Sto andando a prendere la piccolina, sto aspettando che arrivino all'asilo col pulmino perché appunto sono in viaggio di ritorno, sono quasi arrivati. E rieccomi, poi non ho più ripreso, sono le 18:25, quindi sono passate un po' di ore. Quando ho ripreso in macchina erano le 12:30, quindi direi un bel po' di ore. Adesso io ho fatto merenda, mi sono mangiato una mela e Michael invece ha mangiato uno yogurt alla banana e adesso io ho dato un fruttino piccolo perché ho ancora appetito. E adesso sto per andare a preparare le braciole di maiale, io le faccio in bianco, con piselle e carote di contorno. Invece per i bimbi farò la pasta con piselle e carote, perché a pranzo abbiamo mangiato dalla nonna e abbiamo mangiato le zucchine ripiene con il tonno. Quindi la pasta gliela faccio per stasera. Buono! E quindi vado ad anticiparmi la cena. Melanie è su dalla nonna, oggi
si è addormentata, era sfinita e felice, al cinema è andata benissimo, e mi ha raccontato che c'erano nel film un gatto e un cane brutti. C'erano questo gatto e questo cane che erano brutti e cattivi, e non so poi effettivamente perché non ho visto questo film di animazione. E detto questo, poi mi ha raccontato che si è mangiata le patatine, insomma, le è stato messo solo per il tempo del viaggio il pannolino, perché comunque sono un bel po' di bambini, e durante il viaggio circa un'ora, per non creare confusione, problemi vari, tutti i bimbi hanno portato il pannolino, in buona sostanza. E lei è tornata a casa col pannolino asciutto. Per farle vedere questo diversivo di oggi come una cosa normale, perché lei ormai l'aveva tolto il pannolino e devo dire abbiamo faticato, con lei abbiamo faticato, quindi magari poi se volete il video sullo spannolinamento scrivete giù nei commenti. Le ho, diciamo, raccontato, se vogliamo, una favoletta. Nel senso che tutti i bimbi oggi per andare al cinema e per il viaggio nello scuolabus avrebbero messo un pannolino magico. Ovvero questo pannolino magico sarebbe stato indossato durante il viaggio e poi sarebbe sparito. Infatti è arrivata a casa lei, a parte che appunto come dicevo aveva il pannolino asciutto, quindi ha capito benissimo che nel momento in cui doveva andare in bagno doveva dirlo a chi di dovere e andare pur avendo questo pannolino magico, anche se poi le è stato chiesto ma effettivamente lì al cinema non è andata al bagno, però è rientrata con il pannolino asciutto e l'ha fatta a casa, quindi perché è arrivata a casa l'abbiamo tolto. Non l'ha più chiesto, non ha voluto sapere niente, ha detto chiaramente che una volta a casa il pannolino doveva sparire. Quindi sono contenta di averle, diciamo, posto la cosa un po' come un gioco. Quindi è stato un diversivo divertente alla fine e sono contenta perché è cresciuta veramente tanto. Quindi nulla, sono felicissima di questa cosa. Per il resto è stata una giornata semplice, per lo più passata a casa a pulire e sistemare. Ho stirato un botto di roba, io detesto stirare, però vabbè, si fa anche questo. E quindi adesso vado a anticiparmi la cena. Comunque volevo fare un appunto su questo prodotto qui dell'Ajax, il classico pavimenti, perché è un prodotto che avete visto spesso nei miei vlog, che avete sentito dire essere buono, quindi con un buon profumo, a cui non potevo rinunciare come prodotto, e in effetti è così. Ma da un po' di tempo hanno cambiato la formula, infatti qui c'è scritto formula migliorata, l'odore è cambiato, ha diciamo una fragranza un po' più fresca, un po' più pungente se vogliamo dell'altra, è un po' più forte e infatti non mi piace. Io ero convinta che fosse il solito, cioè non pensavo che avessero cambiato un po' il profumo e invece lo hanno fatto. E devo dire ragazze che non mi garba tanto, preferivo l'odore di prima, però vabbè, ormai l'ho comprato, l'ho spunto. Mi dà anzi quasi alla testa a volte questo odore, voglio trovare un altro buon prodotto per lavare i pavimenti. Se voi avete qualche consiglio scrivetelo giù nei commenti. Prodotti della Mukina per quanto riguarda sempre il pavimento, perché ho già provato tipo l'Isoform igienizzante classico alla lavanda. Ho provato poi, non ricordo come si chiama, un altro specifico per pavimenti che era di Fabuloso, alla lavanda anche quello, e Ajax appunto. Poi ho anche lavato il pavimento con la candeggina, però voglio provare, ecco, un detersivo per lavare i pavimenti igienizzante come quello di Mukina al limone, per vedere com'è, perché io amo molto i profumi che sanno di agrumi, quindi limone, lime, un po' meno l'arancia, devo dire la verità, però ecco, in generale il profumo di limone, di lime, mi sa proprio di pulito. E rieccomi, salto temporale, per me è stato un salto temporale che va da ieri sera ad ora che sono esattamente le 12:30. Ho dato un po' di vita ai miei capelli perché ho accompagnato la mia mamma dalla parrucchiera, poi insomma mi ha regalato shampoo e piega, e sono contentissima perché mi sento molto più ordinata in questo stato. Solitamente a me piacciono
ovviamente decenti, però al naturale, senza pieghe, senza niente, però ogni tanto ci sta anche questo, coccolarsi in modo un po' diverso. Sono stata al Conad perché c'è poco da fare. Si va per una cosa e si esce fuori con una mini spesa, perché ho preso delle cose per la settimana e in particolare per sabato che farò le pizze. Ho preso appunto due vaschette di questi pomodori ciliegino a grappolo che in parte serviranno per la pizza. Poi un cespo di lattuga che l'avevamo terminato. Ho speso sui 37 euro, se non erro, 37,69 euro. E un sacchetto è andato. Poi ho preso due confezioni di questi panini rotondi tartaruga, perché anche i panini erano finiti. Questo pan bauletto cereali e soia per i toast, perché era anche in offerta, così ce l'abbiamo. Le banane, eccole qua. Il lievito, voglio riutilizzare questo qui fresco di birra della Lievital, con cui ci siamo sempre trovati bene. E ho preso uno di questi salumi, il salame Milano, questo sottovuoto, che dura di più. E poi questo qui non è, cioè non l'ho preso al Conad, ma a un discount tornando a casa perché mi ero dimenticata del burro, questo Goldsteig, immagino che si legga, è burro bavarese, che mi servirà per una ricetta. Voglio andare a fare i cornetti fatti in casa. Terzo sacchetto. Ho preso mozzarelle, queste granarolo erano anche in offerta. Poi ho preso salame ungherese, ne ho presi due, ecco qui il secondo. Ho preso, fermo amore, ho preso questo petto di tacchino, fior di Mediterraneo, è buonissimo, era anche in offerta. Questo petto di pollo sempre in offerta. Anche questo dell'Aia. Poi ho preso due di yogurt ai bimbi, fragola e mela, anche questi in offerta 1,49 euro. Il terzo sacchetto è andato pure. E poi ho preso sempre per la pizza di sabato il galbanino, uno di latte per i miei bimbi, questo intero. È un latte per me che non ho mai provato, questo qui alla soia, ma non è il classico, ma la versione barista, buono come al bar e ideale con il caffè. Quindi vediamo un attimo come mi troverò. Ed ecco qua il nostro pranzo di oggi. Io del riso con piselli e carote e Michael sempre riso con piselli, solo che gli ho fatto una cremina. Mi erano avanzati dei piselli da ieri sera. E praticamente li ho rimediati con il pranzo. E qui ho fatto piselle e carote frullati con un po' di parmigiano reggiano, acqua di cottura del riso e un po' di latte intero. È venuta fuori una bella cremina. Speriamo che gli piaccia perché con i piselli interi fa storie. Infatti, ieri sera una guerra per farglieli mangiare. Quindi vediamo un attimo se riusciamo in questo modo. Pranzo fatto, adesso prendo il libretto delle vaccinazioni di entrambi perché per le 14:15 dovremmo andare dalla pediatra qui vicino e eventualmente fare il vaccino antinfluenzale, quindi gli dà comunque un'occhiata generale, anche se Michael sembra stare bene. Melanie è quella che ha diciamo un po' di muco e un po' di tosse che però ha già da qualche settimana, quindi praticamente quasi tutti i bimbi all'asilo sono messi così. Per il resto sta bene, però vediamo un attimo cosa ne pensa la pediatra, perché ecco, anche il mio pediatra privato, che è il pediatra che praticamente mi ha cresciuta, mi ha sempre detto: guarda, anche se hanno un po' di tosse non fa niente, però in linea generale devono stare bene. A me sembra che stiano bene al punto di poterlo fare, ecco, però vedrà lei, insomma. E quindi io adesso niente, prendo già il libretto delle vaccinazioni, aspetto anche che Michael finisce di mangiare perché devo lavare due piatti e siccome sono già le 13:30
soltanto una mezz'ora, quindi in mezz'ora devo preparare tutto, lasciare tutto in ordine, così poi sono tranquilla perché rientreremo con i bimbi e vediamo un attimo se questo vaccino verrà fatto oggi. Sono contentissima di questi due prodotti Lidl, questi due giochini che io vi ho fatto vedere praticamente l'altro ieri, però per voi è passato, diciamo, giusto qualche minuto perché lo vedete in questo vlog. E sono contenta perché sono super buoni, economici e i bimbi sono piaciuti tanto. Oltretutto stimolano molto la creatività, quindi questa linea mi aveva fatto già innamorare quando sono andata a comprare l'orologio in legno che adesso vi mostro, che è questo qui, vedete, con gli animali della fattoria e i numeri. Quest'anno l'ho rivisto e quindi quando sono andata l'altra volta per fare la sorpresa ai bimbi comprando questi due giochi, uguale, solo che con colori e animali diversi, però c'è sempre questa linea di giocattoli che mi piace un casino. E poi mi sono innamorata della cucina in legno, però purtroppo e per fortuna, perché ci sono le due facce della medaglia, noi l'abbiamo già. Diciamo che questo è stato uno dei primi giochini importanti di Melanie e quindi sono molto legata a questa cucina, per cui prenderne un'altra sarebbe futile e anche inutile, perché altrimenti io vorrei, non dico tutti, ma la maggior parte dei giochi con cui giocano di più in legno. Infatti questa sezione qui, vedete, con giochi educativi, creativi, poi l'orologio, è tutta in legno. Anche il mobiletto, questo sempre preso da Lidl, ha le due parti laterali in legno, perché mi piace proprio lo stile del legno. L'armadio in legno, con colori chiari, come la cameretta, le cornici, le placchette sono in legno, vedete? Adesso non rende bene perché c'è la mia ombra. E quindi è tutto un po' in legno, ecco, laccato e non. Per cui mi piaceva l'idea di avere anche la cucina in legno, però ecco, ce l'hanno già e quindi niente, non penso che gliela prenderemo. La cosa buona di quella di Lidl è che è più grande e ha più spazio e siccome loro ci giocano in due qui vanno un po' stretti e magari non hanno un piano d'appoggio. Rieccoci, vaccino fatto a tutti e due i bimbi, quindi ci siamo levati un pensiero e tra un mese dovranno rifare il richiamo perché è il primo anno in cui effettuano questo vaccino. E è andato tutto ok, poi ho sbrigato qualcosina e siamo tornati a casa. Il piccolino è di là a dormire, Melanie è di là sul divano ma è sveglia, sta un po' rilassando. E io nel frattempo voglio andare a fare i cornetti fatti in casa, impasto brioche. Infatti ero indecisa se girare una videoricetta, adesso vediamo un attimo, però sono incuriosita tantissimo da questa ricetta che avevo già adocchiato da tempo e non vedo l'ora di vedere come mi vengono, spero bene. Però dai, sono fiduciosa. Impasto dei cornetti fatto, sta lievitando, qui ho già la pasta per stasera e qui ho messo a scolare le vongole dall'acqua di cottura perché stasera andremo a mangiare linguine con le vongole. Adesso stiamo aspettando il papi, i bimbi hanno un po' colorato e adesso cambiamo attività perché si sono stufati. Io sono ancora col grembiule in tutto ciò e nulla. Sì, amore, lo puoi mettere già adesso il grembiule, solo che ci vuole uno piccolino per la tua taglia. Sì, sì, arrivo. E per il resto, niente, penso che sarà una serata semplice. Devo ancora preparare lo zaino per domani, per l'asilo, sperando che Melanie stia bene. Però al momento sono più che a posto, sono normalissimi, sono fatti un bel riposino e nulla. Vediamo cosa faremo per il resto della serata, però penso proprio che cena e poi film. Cosa? Bravo, va qui la zebra, non so perché non si infilano. Bella. E poi c'è rimasta la giraffa. Bravo. Bella. Dove va? Dove va la giraffa? Aspetta, aspetta, guarda, guarda, Michael. No, questo qua. Hai dimenticato la giraffina. Dove va? Qua?
No. No, e dove va? Va qua. Bella. L'abbiamo fatta più alta praticamente. Ce lo siamo sempre detto. È saporita, vero? Ma intanto nei fatti lui che sta facendo? Nei fatti che sta facendo? Intanto sta facendo con me. Intanto sta facendo. Scusami, nei fatti sta facendo donne non ci sono. Io voglio dare un po'. Un po'. Work in progress, cornetti quasi cotti, ho l'ultima teglia, nonché seconda teglia in forno e alla fine abbiamo cenato, abbiamo fatto un sacco di giochi con i bimbi, Melanie è crollata da poco sul divano e Michael dorme già da più di un'ora e adesso finisco con appunto quest'ultima infornata perché sono ancora anche col grembiule, dopodiché mi vado a impigiamare e con mio marito ci infrattiamo nel letto perché siamo sfiniti. Dobbiamo finire di vedere un film che va avanti da 2 giorni perché arriviamo veramente a sera secchi e quindi stasera spero che sia una volta buona per finirlo. Detto questo io concludo qui questo vlog, verrà pubblicato presto sul mio canale la video ricetta di questi cornetti che è una ricetta che ho trovato insomma qui in giro su YouTube, poi ho intenzione di farle. Poi ho intenzione di provarne e farne molte molte altre perché sono veramente svariati modi per fare i cornetti alla colazione. Detto ciò, io vi lascio un grosso bacio, vi chiedo un bel like di supporto ma soprattutto di iscrivervi al canale per diventare membri della nostra piccola grande famiglia di YouTube. E detto ciò, io vi lascio un grosso bacio e alla prossima!